Bentornato. Oggi è il fine settimana, 27 marzo 2022. Godiamoci il fine settimana con la tua famiglia e i tuoi cari. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Ideali e piaceri condivisi. Giornata deliziosa e non solo perché è una domenica di primavera, in barba alla luna contraria, accompagnata dall'austero Plutone, i vostri immaginifici supporter Mercurio, Giove, Nettuno, si danno un gran da fare per voi, regalandovi piacevoli increspature emotive. Fin qui nulla di nuovo, tra emozioni e suggestioni vi destreggiate fin dalla primissima infanzia, sensibilità agli argomenti misterici e antenne prodigiose fanno di voi una sorta di mago Merlino o di fata Viviana. La chicca del giorno è condividere questo prezioso forziere con gli altri, in primis il partner, ma non solo, comunicare e diffondere anche sui social è il must del momento. Sensazione di felicità e pienezza contemplando il mare o il lago, l'acqua è il vostro elemento che vi riconduce alle origini. La coppia è unita ma con molte incertezze e dubbi, basta un niente per metterla in crisi. La coppia non è matura per un qualche progetto importante e potrebbero presto nascere incomprensioni, litigi e contrasti. I single incontreranno amicizie nuove che però sono labili e potrebbero disgregarsi facilmente senza troppe prove di appello. Potreste avere qualche noia e qualche fastidio da questioni economiche o di soldi che accenderanno discussioni che non vi vedono certo vincenti e convincenti. Temete un profilo basso. È ora di risparmiare ed economizzare, non sperperate e soprattutto datevi da fare per migliorare economicamente. Una persona oggi vi aiuterà tantissimo in una questione molto delicata, sappiate essere poi riconoscenti. Un'amicizia da rinsaldare assolutamente, rapporti tra parenti da chiarire. Disagi in vista, non è un giorno particolarmente fortunato questo. Avrete contrattempi e qualche rimprovero, il vostro comportamento è effettivamente strano e incoerente in questo periodo. Evita posti troppo affollati o rumorosi. Sentirai bisogno di pace. La testardaggine di una persona cara ti farà esasperare. Non prendertela. Più riuscirete ad allontanarvi dal vostro passato e a tagliare certi ponti, più vi sentirete liberi, nell'autentico senso della parola, di spiccare il volo verso orizzonti nuovi. Non rincorrete sogni impossibili, adeguatevi a quelli possibili e realizzabili. Non mancherà il successo ma dovete lavorare meno di fantasia. Scelte difficili vi attendono in questo periodo, e dovrete iniziare a prendere qualcuno oggi stesso se non volete soccombere sotto il peso dei vari problemi. Per chi oggi deve sostenere un esame di qualunque tipo ci sono ottime possibilità che il tutto venga superato brillantemente. Solo i nati di giovedì incontreranno alcune difficoltà a causa di un Mercurio dispettoso. Ascoltando gli altri in questa giornata, potreste imbattervi in persone che vi diranno cosa fare o credere, senza considerare le vostre opinioni. Sforzatevi di apportare qualche cambiamento, anche minimo, nella vostra vita, altrimenti lo stato di tensione non vi lascerà tanto presto. Giornata difficile per l'amore, decisioni sbagliate, tensioni e possibili sospetti di infedeltà. Chi è single rimarrà tale. Siete certamente persone sensibili ma avete troppa paura di mostrare i vostri sentimenti con le persone che invece meriterebbero una maggiore generosità. Configurazione celeste in fase di espansione positiva. Giove nell'ineffabile segno dei pesci continua ad esservi amico, ma il sole è in ariete in angolo dissonante. Non vi manca in ogni caso la ricettività e la capacità di essere empatici con l'ambiente circostante. Il rapporto con la famiglia d'origine appare buono nel nido in cui voi siete attualmente inseriti, invece, sperimentate ottimi rapporti genitori, figli, specie se crescete bimbi piccoli. I vostri sentimenti nei confronti di una persona stanno subendo dei cambiamenti, ma non sapete ancora rintracciare la causa degli stessi. Evidentemente, può esserci stato un evento, che ha condizionato i vostri pensieri. Sarebbe meglio parlarne ed affrontare a viso aperto questo problema, prima che diventi molto più esteso e che possa rappresentare una minaccia per i vostri rapporti personali. Fatevi coraggio e fatevi avanti. Contrariati da non dette e vecchie ruggini che macinano ancora,
soprattutto nei confronti di donne, siano esse la madre, la zia, la nonna oppure la compagna o ancora la vicina di casa. State molto meglio da soli, come il piccolo principe sul pianeta del sogno, in compagnia dell'unica vera amica, la sua rosa. Amore ed Eros. Se lui o lei dà segnali di malcontento, ascoltate pazientemente, riavvicinandolo con le buone. La sensibilità vi indica la strada, guai a dargli contro, si chiuderebbe in sé stesso, esattamente come fate voi. Parlategli di un progetto intrigante, che lo faccia sentire parte integrante e fondamentale della vostra vita, e non mentite. Lo è per davvero. Cari Cancro, vi attende una giornata ricca di appuntamenti lavorativi o impegni extra. Per quanto riguarda i sentimenti, non si tratta di un periodo felice, ma guardate avanti con fiducia. Vorreste essere al centro di continui cambiamenti e novità. Vi sentite praticamente a disagio quando vedete che intorno a voi tutto rimane statico e noioso. L'organizzazione delle vostre prossime gite primaverili vi tiene impegnati in tanti scambi comunicativi, anche discretamente dialettici, ma affettuosi, con la persona che avete al vostro fianco. Trovate le soluzioni più giuste, quelle più opportune per stare nel comfort più adeguato, come a voi piace. Se invece appartenete alla schiera dei cuori solitari, un incontro avvenuto quasi per caso nel pomeriggio, vi apre alla speranza di una nuova relazione sentimentale, specie se siete nati dal 3 al 7 di luglio. Lavoro e denaro. In mezzo alla folla ne assorbite la vibrazione, di regola sfiancante, ma nell'insieme ne uscite rafforzati, ricaricati di input e sensazioni eccitanti. Stasera siete tra quelli che dimenandosi in pista comunicano con il corpo e ricevono suggestioni deliziose, tra le braccia del partner poi ritrovate l'altra metà di voi stessi. Il cielo suggerisce di approfittare del suo influsso per prendere in considerazione eventualità o proposte che potrebbero giungere dall'estero. Non abbiate paura di osare, non ve ne pentirete. Vi calate con entusiasmo in una impresa professionale dove siete chiamati a dare il meglio di voi stessi. Giocate una partita con concorrenti e rivali sul posto di lavoro che vi avvince, pur lasciandovi un po' stremati. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno nel mese di giugno. Benessere. State bene e potrete stare ancora meglio introducendo nell'organismo il giusto quantitativo di acqua, non gassata però e possibilmente di fonte. Per ripulire i tessuti bevetene almeno 3 litri, sia anche al tè verde non zuccherato e ai succhi di verdura, sempre valide le tisane depurative ai gambi di ciliegio, ulmaria e gramigna. Sostieni la tua pace interiore attraverso la pratica calmante della meditazione. Una lunga camminata può essere anch'essa una forma di meditazione, o un esercizio rilassante. Per lei, giovane streghe e mature maghette, dal fantasy alla new age, fino ai consigli dello sciamano, la natura è la vostra maestra. Al femminile naturalmente. Per lui, il sogno del navigatore solitario, sulla rotta dell'endurance. Troppo presto per una traversata, per ora accontentatevi dell'emozione del kite surf. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.